Ciao a tutti, buongiorno, bentornati. Allora, oggi siamo qui per fare una prova a trucco. In realtà sono, come vedete, ho già base trucco, cioè sono già truccata perché stamattina è stata una mattinata di commissione, sono stata in giro. Però praticamente fra 2 giorni c'è un evento importante, di quelli che ti mette l'ansia l'outfit, di quelli che ti mette l'ansia il make-up, e quindi oggi sono a fare una prova a trucco generale perché, come vedete, ho i capelli colorati, vorrei abbinare il trucco a questi capelli che in realtà ora sono molto stinti, ma io il giorno dell'evento li rifarò per accendere il colore, che è tipo un pesca, ora molto molto stinto perché c'è il terzo shampoo, quindi vabbè, comincio a fare questo esperimento sulla faccia. Parliamo di innanzitutto di una cosa impressionante perché, cioè, è un anno che sto a Milano, cioè, ve ne rendete conto? È un anno, ho fatto il Milaniversario. Io sono arrivata un anno fa a Milano e mi sembra di essere arrivata tipo da 2 settimane. Non solo è un anno che sono arrivata a Milano, ma è anche un anno che convivo. Un anno che convivo. E la novità in quest'anno di convivenza è che mi sono iscritta a un sito di incontro. No, allora vi spiego. Praticamente 2 settimane fa mi ha contattata Badoo, il team Badoo. Badoo non so se la conoscete, ma è un'applicazione, appunto, un sito di incontri. E io lì per lì ero un po' scettica perché ho detto, boh, come sapete sono fidanzata da tanto, convivo da un anno e insomma a me il sito di incontri proprio non mi interessava. Però praticamente, dato che a me se c'è una cosa che non piace fare è partire prevenuta, ho scaricato l'app e mi sono messa ad usarla e è una ficata. Se c'è una cosa difficile da fare in una città grande è conoscere persone, perché nei paesini uno si conosce un po' tutto, nelle città grandi, nelle metropoli come Milano è praticamente una cosa impossibile. Tant'è che io sono fortunata perché ho il giro di YouTube, ho tutte le mie amiche, eccetera, ma praticamente, per esempio, in coppia con Stefano, cioè, se noi usciamo con qualcuno, usciamo praticamente con le mie amiche, perché in realtà poi in coppia non abbiamo conosciuto nessuno. Innanzitutto, quando create il profilo, potete dire all'app se volete fare amicizia, se volete l'incontro amoroso, se volete insomma incontrare l'uomo della vostra vita, oppure o se siete lì per fare amicizia. Quindi io ho impostato fare amicizia. Poi potete creare il profilo, aggiungete la foto. Io ho messo l'ultima foto mia, fichissima. Una volta creato il profilo, vi basta andare in questa sezione qui, che è appunto la sezione persone intorno a voi, e qui visualizzate le persone che ci sono intorno a voi. Come vedete, per me sono tutte ragazze, perché andando nella sezione filtri, qua su, potete mettere appunto posizione in zona, quindi ho attivato il localizzatore, quindi lui sa che io sono a Milano e sa che mi fa visualizzare soltanto le persone intorno a me. Come vedete, potete scegliere ragazzi e ragazze entrambi. Quindi, appunto, una volta applicati i filtri, Badoo vi fa visualizzare tutte le ragazze che ci sono nei dintorni, che cercano anche loro amicizie, quindi potete scegliere insomma con chi chattare o meno. A parte che comunque hanno impostato l'app e tutto in modo molto intuitivo, comunque vi basta cliccare sul profilo di una ragazza che volete conoscere e poi potete iniziare a scrivere, a chattare, eccetera. Sto organizzando un aperitivo qua in zona con questa Giovanna, con questa ragazza che ho conosciuto, e niente, vedremo come va, vedremo se Badoo funziona. Ok, ora che ho fatto questa base aranciata, rosata, voglio dare invece il nero al trucco e poi gli darò il metallico. Insomma, comunque dicevo che nella giungla di Milano io ci sono da un anno, e in quest'anno la cosa che mi è stata più chiesta da tutti, ma non da voi, cioè proprio da tutti nella vita, è stata: ma come va la convivenza? E di questo io vi vorrei soprattutto parlare oggi, la convivenza. Come va sta convivenza? A distanza di un anno, cosa vi posso dire sulla convivenza? Allora, in realtà tutte le volte che mi viene fatta questa domanda la trovo un po' spiazzante, perché a me non mi sembra neanche di essere andata a convivere. Lo so, come faccio a spiegarvi questa cosa? Vi posso dire soltanto che è stata una cosa, non che è stata, che è tuttora, una cosa così naturale che io non ho percepito il salto. Cioè, io non me ne sono quasi resa conto di essere andata a convivere. Ci sono tante persone, no, che si lasciano quando vanno a convivere, perché coppie che stanno insieme tipo da, non lo so, 10 anni, che vanno a convivere e bam, rompono. Non è che non capisco come sia possibile, perché capisco come sia possibile. La convivenza cambia le dinamiche di coppia, quindi io lo capisco se ci ragiono, ma io non l'ho vissuto. Cioè, nella mia convivenza va tutto così tanto, non riesco a dirvi neanche liscio, va tutto così naturale che a me mi sembra di aver sempre vissuto convivendo con Stefano. Ci sono persone che si sentono legate, ci sono persone che si sentono in trappola, ci sono persone che: ma come fate a trovare i vostri spazi? Ma io queste cose non le sto vivendo, ma proprio non le ho vissute da quando sono qui, mai. I nostri spazi si mantengono naturalmente. Se io ho bisogno del tempo, non è che lo chiedo a Stefano: senti, se ho bisogno dei miei spazi, dei miei tempi, di fare qualcosa, o anche di uscire con le mie amiche, eccetera. Stessa cosa da parte di Stefano, io parlo per me, ma stessa cosa da parte di Stefano. Ci diciamo tipo: stasera serata libera, che c'ho da fare questo? Sì, assolutamente sì, e ognuno ha i suoi spazi. Magari siamo nella stessa stanza a fare cose diverse, magari. Il fatto è che in un anno non c'è mai stata occasione in cui io mi sono sentita legata in
coppia o in cui lui si è sentito legato in coppia. Credo che abbiamo la capacità di darci tanta libertà. Se io ho bisogno, voglio fare una cosa, è scontato che la possa fare, quindi non ci si chiede neanche, si fa e basta. L'altra domanda che mi è arrivata spesso in quest'anno di convivenza è: ma non vi annoiate a stare sempre insieme? E io quello che rispondo sempre è che noi ci piace fare tante cose insieme, e questo è anche bello nella nostra convivenza, perché la nostra convivenza non si basa sullo stare in casa insieme e poi la vita vanno in direzioni separate, ma è come un po' tutto un insieme di cose. Cioè, noi stiamo fuori insieme bene, stiamo in casa insieme bene, ci piace uscire, abbiamo gli stessi ritmi, quindi penso sia anche per questo che io non ho sentito il salto, che ci viene tutto molto naturale, perché siamo veramente affini anche nel modo di vivere. Ecco, dicevo, come facciamo a non annoiarci? Noi appunto facciamo tantissime cose insieme. Se mi seguite su Instagram, sulle stories, vedete che siamo sempre fuori, siamo sempre a fare un po' i turisti di Milano, siamo sempre a provare cose nuove, a provare posti nuovi, ci piace mangiare, ci piace bere, lo sapete, e noi facciamo tante di queste cose insieme. Appunto, Milano è una città nuova per noi e la stiamo scoprendo via via. Ci piace andare a visitare zone nuove. Se andiamo a fare un aperitivo, non andiamo nel posto che conosciamo, ma andiamo nel posto in cui non siamo mai stati. Infatti proviamo tantissimi posti nuovi, tantissime zone nuove, abbiamo girato tutta Milano. Ci piace vivere insieme, ci piace provare le cose insieme, e è una delle cose che ci tiene uniti. Soprattutto è una di quelle cose che ci permette di non creare una routine noiosa, perché penso che la routine noiosa, cioè l'assenza di stimoli, sia poi la morte di ogni coppia. Ecco, e noi in quest'anno di convivenza non abbiamo avuto nessun giorno di routine. In realtà la routine c'è per forza, c'è la routine, quella che ti fa alzare sempre una certa ora, la routine della vita lavorativa, della vita normale, e è bene che ci sia anche per creare un po' di stabilità, un po' di tranquillità emotiva, eccetera. Però ecco, l'importante è che questa routine non vi vada stretta. Ecco, noi troviamo sempre alternative per non farcela andare stretta. Ci sono giornate, assolutamente no, ci sono giornate in cui ci chiamiamo in casa, ci sono giornate in cui non abbiamo neanche energia per rivolgerci la parola, però poi la maggior parte delle volte la voglia di divertirsi insieme, di stare bene insieme, appunto di fare queste esperienze che questa città nuova, appunto, che è Milano, ci sta portando, supera anche un po' la pigrizia, la poca energia, eccetera. E quindi poi la maggior parte delle volte noi siamo contenti di uscire, anche se siamo stanchi, fradici, marci, però andare nel posto nuovo, nel locale nuovo, ci fa prendere la vita in mano, ci fa uscire di casa. Io e Stefano siamo veramente amici, cioè stiamo proprio bene insieme, ci piace spendere il nostro tempo uno insieme all'altro, non lo dico per dire, ma siamo proprio affini anche nella parte ludica, divertente della vita, e quindi insomma facciamo questo senza fatica. Uso un ombretto metallico pesca, che in realtà mi sta andando troppo a annullare il rosato, vedi? Tentativo sbagliato. Tentativi per mantenere un po' il salmone del trucco, ma è già andato via completamente il salmone, cioè tutto l'arancio e il salmone si sta dileguando sotto il metallico. Allora lo dovrò mettere sotto il metallico, perché volevo provare questo trucco, perché potrebbe risultare anche problematico. Hai fallito miseramente, Sbi, miseramente. A distanza di un anno, per riassumere, cosa vi posso dire? Vi posso dire che se vi amate, che se avete volontà di stare insieme, che se siete convinti dell'altra persona, la convivenza non vivrete la parte stressante che tanti raccontano della convivenza, non ci sarà impegno, non ci sarà niente. Se vi amate, se siete sicuri che potete stare insieme, se siete indecisi se andare a convivere o meno, io vi dico buttatevi, perché la convivenza è bellissima, cioè vi dà piena esperienza dell'altro, vi dà la possibilità di condividere momenti anche scontati, banali, vi dà una sorta di sicurezza, di punto fermo. Voi scegliete di dividere il tempo, il vostro tempo, con un'altra persona. Trovo che questo sia bellissimo, e trovo che sia bellissimo godere di questo tempo condiviso, che non deve, appunto, come vi ho detto, essere per forza tempo che passiate a fare cose insieme, ma potete essere nella stessa stanza e fare cose diverse, però siete lì, che avete deciso insieme di passare la vostra vita nella stessa stanza, tra virgolette. È sicuramente l'esperienza della mia vita che in un anno è riuscita a darmi di più, anche se in modo, come vi ho detto, molto fuori coscienza, cioè in modo molto spontaneo. Però io
io dopo un anno di convivenza mi sento ancora più innamorata, mi sento ancora più tranquilla, mi sento stabile ma non annoiata, mi sento di aver fatto la scelta giusta e quindi sono molto molto contenta. Direi che possiamo chiuderla qui con un occhio da panda e un occhio nudo. Mi farebbe piacere sapere invece voi com'è la vostra esperienza di convivenza, se convivete o se vorrete andare a convivere e se appunto la vostra esperienza fosse più conflittuale della mia, perché la mia è veramente zero conflittuale, quando noto e ho notato nel tempo che tante convivenze invece sono un po' appunto un po' problematiche. E niente, noi ci si vede al prossimo video che sarà prestissimo. Ciao! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.